Immagini sovraesposte o la cui luminosità eccede troppo per considerare l'immagine equilibrata? Bene, nessun problema, perché senza andare a agire su controlli pazzeschi in camera RAW o dover fare chissà quante operazioni per gestire maschere e quant'altro in Photoshop, facciamo una serie di un paio di passaggi molto molto veloci per ridare equilibrio all'esposizione di questa immagine o comunque delle nostre immagini. La prima cosa da fare è semplicemente quella di creare un nuovo livello di regolazione curve. Fatto questo, non dobbiamo toccare nessun parametro, lasciamo il livello di regolazione così com'è e lo mettiamo in fusione moltiplica. Questa azione già porta l'esposizione a meno 3 stop rispetto allo scatto originale, come se la sottoesponessimo di 3 punti, per chi mastica un po' di fotografia digitale. Se l'effetto fosse troppo eccessivo, quindi l'esposizione fosse troppo bassa, non facciamo altro che dosare l'opacità del livello di regolazione curve per portarla al valore che più ci interessa e più ci piace. Detto questo, quello che possiamo utilizzare per verificare se la nostra immagine corrisponde a un canone che ci piaccia di più o meno, non dobbiamo far altro che andare a guardare l'istogramma della nostra immagine per capire come poterla riequilibrare, quindi ottenere un'immagine più possibile equilibrata dove serve o comunque corrispondente all'idea che avevamo inizialmente.